Credo che in Italia sia stato firmato, viene firmato di questo tipo, perché qui mi rivolgo ai ragazzi e agli insegnanti, sapete che c'è una legge di ottobre che prevede l'introduzione dell'insegnamento di cittadinanza e Costituzione, quindi non si parla semplicemente di una educazione, ma di un insegnamento, quello di cittadinanza e Costituzione nelle nostre scuole di ogni ordine e grado. Il 4 marzo il ministro Gelmini ha emanato un documento di indirizzo molto ampio e molto articolato per le scuole, e nel quale direi con prontezza ci siamo inseriti. È stata una cosa direi quasi naturale, ne abbiamo parlato col presidente Finozzi e subito ci siamo intesi. C'era già questa esperienza di Civil Life in corso. Questo protocollo vuole essere una base, ma non un momento d'inizio ovviamente, perché le scuole del Veneto sono già molto ricche di esperienze, di studio, di conoscenza della Costituzione e delle istituzioni. Però vuole essere un contesto, un quadro, una cornice forte dentro la quale il Consiglio regionale per il Veneto e l'Ufficio scolastico regionale vuole porre tante iniziative. In particolare il Presidente del Consiglio regionale con questo protocollo e con l'associazione degli ex consiglieri permetterà a tutte le scuole che ovviamente poi dovremo organizzare, noi faremo da filtro per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, ecco, permetterà di mettere a disposizione, vorrei usare proprio questo termine, e l'esperienza degli ex consiglieri e della Regione Veneto per delle proprio lezioni, per degli incontri con gli studenti sulla cittadinanza e sulla Costituzione. Vedete, questo documento di indirizzo del ministro Gelmini è impegnativo, vorrei usare proprio questa parola, perché rimette alle scuole delle nozioni, degli insegnamenti importanti, non solo la conoscenza delle istituzioni nazionali dello Stato, ma anche la conoscenza di quelle sovranazionali. Fra poco ci saranno le elezioni per il Parlamento europeo e magari qualcuno di voi ragazzi e più grandi già comincerà a esercitare il diritto di voto, quindi bisogna conoscere per poter anche esercitare un diritto così importante. Ma anche in queste linee di indirizzo, quando si parla di conoscenza della Costituzione, di studio della Costituzione, si parla anche di conoscenza delle istituzioni regionali, di studio e conoscenza degli statuti regionali e della potestà legislativa delle regioni, che ha acquistato con la riforma del titolo V un'importanza, si parla tecnicamente di equiordinazione rispetto alle leggi dello Stato, quindi un ambito e un livello di pari dignità con la legge dello Stato. Quindi è fondamentale, quando si vuole parlare e trattare di conoscenza della Costituzione, è fondamentale conoscere tutte le istituzioni, non solo noi italiani siamo abbastanza, da questo punto di vista, culturalmente credo un po' arretrati rispetto ad altri cittadini europei. Concentriamo la nostra attenzione sulle istituzioni nazionali. Invece è fondamentale conoscere, ripeto, sia quelle europee sovranazionali e sia quelle regionali e locali. Questo documento di appunto indirizzo che il ministro ha emanato e che appunto pone dei compiti ben precisi per tutte le istituzioni scolastiche abbraccia tutti questi campi di conoscenza che sono fondamentali per il cittadino, per sviluppare le competenze civiche del cittadino. Tra queste, e qui credo che sia importante l'inserimento dell'esperienza di Civil Life, ci sono anche le competenze di tipo tecnologico, quindi la capacità dei cittadini, di tutti i cittadini, di conoscere e impiegare le tecnologie per la propria vita, per il proprio studio, per la propria attività, per la conoscenza. Vedete, l'Italia, e sono dati dell'Istat del 2008, è uno dei paesi che ha una maggiore divario digitale tra i propri cittadini.